Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo chiameremo Episodio 0 per dirvi da qua inizia una nuova serie su un nuovo modpack. Da come potete vedere, questa pagina si chiamerà Void World, il modpack. È ancora un po' in corso di sistemazione, ci saranno ancora piccoli ritocchi, chiamiamoli, che questo uomo, diciamo, dovrà fare. La mappa in pratica è questa. E per installarlo ci servirà l'FTP. L'unica cosa da fare per poter installare l'FTP è andare sul pannello di controllo e guardare se sia qualche Java. Se sia qualche Java, non si va a disinstallare. Vedete, io ho questi due Java e li sto disinstallando. Disinstallo il primo e dopo aver disinstallato i due Java dobbiamo andare su questo link che vi metterò in descrizione. Ovviamente il primo link da aprire sarà questo, il JDK. Andiamo su download, premiamo su accept license e scarichiamo dalla prima tabella l'ultimo Windows, quello per 64. Questo passaggio è soltanto per chi ha Windows 64 bit, perché questo modpack non funziona con Windows 32 bit, o almeno è quello che ha provato un mio amico. E premiamo qua e lo scarichiamo. Ci vorrà un bel po', per me ci vorrà. Quindi, dopo aver scaricato questo file, questo Java, torniamo sulla pagina precedente, andiamo su GRE e basta, non su server GRE, solo su GRE e scarichiamo anche da qui. Qui c'è solo una tabella, da questa tabella andremo a prendere i file Windows per 64 da 41 MB, quello che finisce con .exe, non .tar, .gz, perché non lo potrete aprire. Quindi premiamo qua, come vedete se non accettate la licenza non me lo fa scaricare, quindi premiamo e lo scarichiamo. Quindi prima installiamo il DK e next next qualche istante per installarlo. No, è un pochettino. Tanto vi posso dire cosa che Void World è uscito dalla versione 1.1.2, sia per server sia per client, è uscita da poco, quindi ottima cosa, ancora aggiornata e ancora sistemata. Ovviamente c'erano dei bug che potevano dare fastidio, sempre il solito bug, questo qua che non viene sistemato, sarà un piccolo problemino. Installiamo poi il GRE e attendiamo che si installi. Quindi una cosa, installa. Sentite la cosa di prima, però non è la stessa cosa. Guarda che si sta lì. Eccola qua. Chiudi. Andiamo di nuovo su browser. Metterò sempre il link di questa pagina qui, che è della Feed the Beast, del launcher. E da qui è solo per chi ha Minecraft Premium, per chi si è comprato Minecraft, perché Minecraft è un gioco come gli altri e bisogna comprarlo. Scarichiamo il jar sia per Mac sia per Windows. Il jar va bene e va alla stragrande per tutti. Quindi lo scarichiamo e facciamo conserva. Aspettiamo che finisca, non ci vorrà tantissimo. Il modpack è questo qua. Per chi vuole vedersi le mod intanto, finché aspetta che si scarica, eccole. C'è la Thermal Expansion. C'è la Project E, che è una mod. Per chi si ricorda Minecraft, la 1.2.5 di versione di Minecraft, e in questa versione qua c'era la Project E, se si chiamava ancora così. Mi sembra di no, si chiamava in un altro modo, ma non mi ricordo il nome. Però c'era il tavolo della trasmutazione e c'è anche qua, per chi si ricorda cosa sia. Pochi se lo ricorderanno. Ok, il Feed the Beast si aprirà
così, ma probabilmente vi si aprirà, vi chiederà dove installarlo. Io l'ho installato su documenti. Quindi, una volta aperto, dovete scegliere quanta RAM mettere massimo. Io vi consiglio massimo 3 GB per chi ha 8 GB di RAM e 2,5 GB per chi ha 4 GB di RAM. Il nostro modpack si trova su 3D Party Packs ed è il Void World alla versione 1.2. Fate launch e si installerà. Per chi vuole la stessa texture che utilizzerò io nella serie, è questa qua, la Faithful. Basta cercarla, basta cercare qua il nostro modpack che utilizziamo, cioè il Void World, e fate install texture pack. Ve lo ritroverete una volta aperto il modpack nella sezione texture pack di Minecraft, ovviamente. Ah, il linguaggio lasciatelo sempre in inglese, mi raccomando, sempre in inglese, non toccate altro che va benissimo così. Quindi ragazzi, per questo primo episodio tutorial, episodio 0, episodio tutorial perché è proprio lo 0, è proprio il nulla, è tutto, io vi saluto, buona scena giornata a tutti.